libera? Niente, sono quasi anche i bagni. No! Non c'è altro, cara signora, siamo sotto Ferragosto. Oh, lasci, lasci, signora, mettiamo in conto. Vieni, vicina. Là. Scusi, prego. Io vorrei una cameretta. Ah, è stata fortunata, signora, c'è ancora una camera libera. Si accomodi, prego. Prego, madame. Quando sarai grande, dovrai diventare una signora come quelle. Le vedi là? Che passeggiano e tutti le salutano. Mammina, io voglio diventare come te. Gli dai un'occhiata a lei dopo? Thank you.
sì, sono vero, è un film per il cinema, una coproduzione tra Italia e Cile. La parte che gireremo in Italia è la parte maggioritaria, noi siamo una produzione italiana, Gaia Film, io chiamo Simone Gandolfo, sono il produttore, e poi andremo in Cile a girare una fine del film. Giriamo tutto nel Savonese, tra Pietraligure, Borgio e Finale, abbiamo il validissimo e fantastico supporto della Genova Liguria Film Commission e abbiamo preso tantissime maestranze qua locali, sono un sacco di ragazzi che lavorano con noi nella crew, sia nel reparto produzione, tra le maestranze, elettricisti, macchinisti, macchine da presa, questo sia una cosa molto importante, è un mese di riprese sul territorio, abbiamo occupato circa 30 persone nella crew e poi abbiamo, per esempio, c'è Caterina che è quella che fa Vera la piccola, che è una ragazza qui di Borgio Venezia che è per la prima volta sullo schermo in un film internazionale, abbiamo dei giovani attori, c'è Manuel Zicarelli che è un attore locale, anche lui già agli onori delle cronache in televisione, e poi le nostre star che sono Marta Gastini, Anita Caprioli, Davide Jacopini, Paolo Pierobon per la parte italiana, Marcello Alonso e Manuela Martelli per la parte cilena. Noi abbiamo come obiettivo di uscire al cinema alla fine del 2020 e siamo molto felici che il territorio sia stato così recettivo. La cosa bella è anche che tanti giovani ragazzi possono avvicinarsi a questo mondo, al mondo del cinema, al mondo della recitazione, vivere l'esperienza del set. Tra l'altro giovani studenti locali del posto. Assolutamente, sia per quanto riguarda i ragazzi che recitano, sia per quanto riguarda la crew. Noi abbiamo una crew molto giovane, molto femminile, e quindi siamo veramente felici che oltre che un momento di lavoro e di cultura sia anche un momento formativo per tutti quelli che in questo territorio vogliono intraprendere questa difficile ma molto affascinante e molto bella carriera.
fatto, perché ho fatto lo stabile di Genova qui e ci ho vissuto 5 anni a Genova. Lei invece è la prima volta che... Sono una volta in crociera da bambina. Però io a Celle Ligure non c'ero mai stato. Neppure io. È bellissima e io sono in un posto fichissimo su, dove si vede la montagna, il mare, il salto, montagna, mare, la gente è cordiale. Io invece sono in villa, sono al mare, qui come una principessa, una meraviglia. Ci trattano abbastanza bene. Come stanno andando le riprese? Siete stati prima sul Monte Beiwa, poi anche in interni a Stella e poi qua a Celle. In realtà lui è stato... Io sono stato a Monte Beiwa, Carola no. E insieme agli Stella invece, poi qui in due e anche una giornata a Genova, giusto insieme. Beiwa me ne ha parlato tantissimo, vorrei tanto vederla, la vedrò di sicuro perché mi manca. Abbiamo avuto la fortuna di stare tutta la troupe una serata al rifugio Girotondo, Prato Rotondo, non mi ricordo come si chiama, ed è stato bellissimo, risveglio, sono nelle montagne, ma forse dovremmo parlare del film. Panorami naturali, molto bello.